Buongiorno, benvenuti sul canale Valoroso IT. Noi ci occupiamo di computer e elettronica vintage. Abbiamo qui con noi Nicola Avanzi. Già all'interno del canale l'avete conosciuto, però non di faccia. Mi aveva aiutato con il Commodore PC10 a espandere la memoria RAM. Mi aveva fatto sapere le informazioni necessarie e poi avevo realizzato un video. Ve lo metto in descrizione. Bene, ci troviamo al Varese Retro Computing 2024 e Nicola ha portato delle robe molto molto interessanti. Di che cosa ci parli? Sì, ho portato una linea di computer della Digital, la DEC, che di personal computer che non tutti conoscono, perché in effetti la DEC è famosa per i suoi mini computer, per esempio il PDP, dove hanno fatto storia negli anni 60 e 70, al MIT, lo stesso Bill Gates che ha costruito, sviluppato il BASIC per l'Altair, il PDP-11, lo Unix è nato lì, il C è nato sul PDP. Bene, dovete sapere che negli anni 80, dopo che è uscito l'IBM XT PC, la DEC ha deciso di entrare nel mercato dei personal computer e l'ha fatto con un paio di prodotti, dire la verità tre, però un paio di prodotti che sono il Rainbow 100 e il Professional 320, 350 e 380. La DEC introdusse questa linea di personal computer nel 1982 ed erano innovativi per l'epoca. Poi possiamo vedere sulla sinistra il Rainbow 100, che è un personal computer compatibile MS-DOS ma non compatibile PC. Infatti girano parte dei programmi ma non tutti, anche se il parco software che era stato previsto era notevole. La particolarità di questo computer è che possiede due processori, uno Z80 e uno 8088, che convivono sulla stessa scheda madre con due bus separati a 8 bit e comunicano tra di loro tramite una 64K di memoria condivise. Questo permette di fare girare il CPM della Digital, che si chiama CPM 8680, che può eseguire in autonomia, automaticamente, sia programmi per CPM 80, quindi 8 bit utilizzando lo Z80, che programmi 16 bit per CPM 86. Permette di eseguire programmi sia 8 bit che 16 bit per l'8088. È un'architettura particolare, perché se vedete la scheda madre non ha i classici slot ISA, esatto, che possiamo vedere come sull'XT. Sono tutte montate direttamente sulla scheda in questo modo, fino a ricoprirla, come si può dire tecnicamente, a sandwich, no? Fino a ricoprire completamente la scheda. Ma volevo chiedere, il processore 8088 ha la possibilità di installare anche il coprocessore matematico? Successivamente è uscita una scheda di espansione che prevedeva l'installazione, però di così di base no. Di base no, no, lo chiedo perché ultimamente nei miei video mi diverto sempre a installare coprocessori matematici sulle schede madre dove ancora non c'erano. Perché ai tempi costava un sacco di soldi, adesso su AliExpress magari te lo compri con 10-20 euro e allora puoi rimettere tutte le cosine che un tempo non ti saresti potuto permettere, diciamo. No, infatti. Come architettura è molto particolare, perché non è come il PC, non ha il limite dei 640K, riesce a sfruttare fino a 896K di memoria, proprio by design, e quindi può essere utile per applicazioni un po' più robuste, tipo disegno CAD, ma anche lo sviluppo software con il compilatore, che riesce a macinare molto di più perché riesce a utilizzare tutta questa memoria. Un altro gioiello di questa linea di computer è il suo drive. Il drive è un RX50, se vuoi lo possiamo prendere. Questo drive, che è dell'IBM, più o meno delle stesse dimensioni, era un singolo drive a 360K. L'RX50 è un doppio drive da 400K ed è un prodotto molto elegante, perché ti dà la possibilità nello stesso spazio di avere un floppy drive inserito nella parte superiore e un floppy drive inserito nella parte sotto. Il drive così è in grado di utilizzare due floppy, non contemporaneamente, perché utilizza lo stesso albero di rotazione. Le due testine sono mosse dallo stesso
sistema di movimento. Quindi la traccia è quella. Non, esatto, quindi possiamo leggere da A e poi scrivere da B, insomma, scrivere su B. Recentemente ho progettato una nuova scheda di memoria, che è questa. Ho preso spunto da quello che è una scheda che è stata costruita tanti anni fa. Ma quindi questa RAM. È tua? Sì, questa l'ho progettata io. Ah, complimenti. Perché la prima versione del Rainbow 100, la A, era espandibile al massimo a 256K. Ok. Quindi te sei proprio un esperto di espansioni di memoria, ecco perché mi hai aiutato con l'espansione di memoria. PC10. E come è fatta? Qua c'è sul processore. 80, esatto, 88. Proprio perché nella prima versione del Rainbow il connettore di espansione a memoria non aveva tutte le linee di indirizzo, okay. Quindi non poteva raggiungere tutti gli indirizzamenti fino agli 896K. In questa scheda di memoria il processore è stato spostato sulla scheda di memoria, okay. E poi ricollegato tramite questo socket alla scheda madre. Ah, interessante. In questo modo abbiamo l'accesso a tutte le linee di indirizzo, capito? Quindi ho dovuto ricostruire la scheda in questo modo. Cioè tu in pratica hai spostato il processore della scheda madre a qui. Esatto. Questo qua vale sul processore. Sul processore. E qui abbiamo le RAM. Un mega di memoria. Un mega di memoria. Un che mega. Però hai detto che ne utilizzi 896. Sì, beh, perché okay. L'indirizzamento massimo è quello lì, esatto. Quindi okay. In parte non viene utilizzato. Bella, complimenti, mi piace. Qui vedo che abbiamo AutoCAD. Sì, AutoCAD nella versione 2 è qualcosa. Però ci gira anche Windows okay. 1.0. Ok, avevo fatto un video installato Windows 1.04 però. Mm-hmm. E invece AutoCAD io da piccolino avevo la 2.6, però per MS-DOS, su un IBM PS2. Questo viene un po' prima, diciamo che il concorrente è l'XT. LXT. Prova a pensare su un 5150 con 500 max, 512K okay. di RAM massimo, cosa potevi fare andare? Questo è veramente una workstation sì. All'epoca, infatti aveva anche un costo molto diverso, è uscita con un prezzo di listino base senza l'hard disk di $3,000, che era poco abbordabile per i privati, per sì. Niente. Però nelle aziende è qualcosa... No, infatti nelle aziende si spendeva credo anche di più. Sì, e solo verso la fine degli anni 80, quando è stato dismesso dalle aziende, è cominciato ad arrivare anche nelle case. Come computer usato, infatti l'MS-DOS 3.0 è stato portato successivamente dalla Suitable Solution. Schede di espansione di memoria e altre cose furono poi adattate successivamente. Abbiamo visto il Rainbow 100, che era diciamo l'entry level della serie dei personal computer di DEC. Adesso vediamo il prodotto professionale, dove DEC puntava un po' di più, ed è la linea Professional. La linea Professional è interessante perché monta lo stesso chipset e microprocessore della serie dei mini computer PDP. Quindi diciamo che è l'unico desktop computer PDP che possiamo metterci sulla scrivania, perché anche il micro PDP è comunque 30, 40, 50 kg e gli altri, bel peso. Insomma, PDP 1173, era comunque una macchina corposa. Questo computer quindi ha lo stesso processore della famiglia PDP, è un processore 16 bit con 22 bit di indirizzo, può indirizzare fino a 4 megabyte di memoria, che per gli anni 80 era veramente tanto e permetteva applicazioni professionali di un certo livello. Qui invece il sistema operativo che cos'è? Sistema operativo a finestre, okay. Completamente sconosciuto ai più. Tra cui anche a me. E si chiama Synergy 2.0. Ah. Prevede un multitask. Infatti in questa schermata vediamo che c'è un foglio di calcolo con un grafico sotto la calcolatrice e sotto ancora abbiamo un programma di scacchi che gira. Ah, quindi adesso vedremo, quello lì è un Excel. Esatto. Che però non è un Excel, si chiamerà in altro modo. Sì, esatto. La calcolatrice è rimasta tale. Questo qua cos'è? Lo chiamiamo PowerPoint? Che cos'è? No, è il grafico generato dal foglio di Excel. Ah, quindi sempre Excel. Esatto. E il gioco di scacchi è sotto. C'è sotto. Quindi si possono poi giocare con le finestre come si fa con Windows oggi, diciamo. Esatto, però non era previsto il supporto del mouse. Quindi, come fai? E quindi c'è un tasto apposta di interruzione, cioè nel menu, che dice sposta finestra, ridimensiona finestra. Facendo il break. Andando qua, in Windows,
hai move windows, change size, oppure lo puoi portare davanti. Sì, non era comodissimo, diciamo. No, infatti, però insomma... Però l'idea c'era. L'idea c'era già, insomma. Ma qua stiamo parlando, hai detto, di che anno? Beh, questo già a metà degli anni 80. Okay, quindi volendo il mouse esisteva, Sì. È solo che non l'hanno implementato. Esatto, perché lui era nato con... il sistema operativo senza le finestre, col Professional OS, che in sostanza è una versione limitata di RSX 11 M Plus che girava sul PDP 11 che vediamo qua a sinistra, okay. La riproduzione. Questa è una riproduzione? È una riproduzione in scala del pannello di controllo, però diciamo che funziona esattamente più o meno con una limitata compatibilità come il PDP. Non c'è il pannello, però dietro, nella porta parallela, si può arrivare ad avere una console dove puoi azionare, diciamo, i comandi come se fossi sopra l'ODT, l'online debug tool del pannello, così. Quindi alla fine è più o meno la stessa macchina, però insomma un po' ottimizzata. Io questo qua con l'originale me lo ricordo molto più lungo posteriormente. Sì, il pannello molto più grande come dimensione. Cioè è sia più largo, ma poi dopo c'è il computer dietro. Invece in questo caso qua dentro ci sarà un Raspberry. Un Raspberry. E SimAge. Okay. SimAge che è un simulatore di PDP. Volendo c'è anche la possibilità di montare un FPGA. Se uno lo vuole... Se lo vuole proprio più fedele all'originale. Però, se lo vuoi veramente realistico, la cosa migliore è il Professional 380 e monta un PDP a tutti gli effetti. O se no uno lo cerca, se lo compra, spendendo quello che deve spendere. Sì. Però almeno non ha il problema dei due armadi che si deve mettere in casa. Oltretutto. Grazie mille allora per tutte le informazioni, Nicola. Grazie a te, è stato un piacere, mi piace collaborare. Sì, tra i vari appassionati di retrocomputing. Esatto. Chi è interessato a argomenti di computer vintage, si iscriva al canale, attivi la campanella delle notifiche. Al prossimo video, presto, ciao!